benvenuti a questo spettacolo della ACTP, Associazione Culturale Teatro Popolare. Anche quest'anno vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi e per averci portato stasera la vostra presenza qui, che naturalmente è un elemento fondamentale per una rappresentazione teatrale. Avere qui tanto pubblico ci dà tanto coraggio e tanta forza per rappresentare questa commedia, perché questa non è una commedia semplice, è uno dei capolavori di Scarpelli. È qualcosa che avete visto nel cinema, qualcosa che avete visto al teatro, qualcosa che vi è già nelle orecchie, la vicenda vi è nota, i personaggi li conoscete, ma noi abbiamo tentato di farla a modo nostro, abbiamo tentato di interpretarla a modo nostro. Abbiamo aggiunto delle musiche che ascolterete man mano che il lavoro procederà, abbiamo fatto tante innovazioni. Devo, come al solito, spendere una parola per i nostri più cari amici, sì, perché noi ci pregiamo di dire che abbiamo degli amici particolari, sono i donatori, quelle persone che ogni giorno donano il loro sangue per aiutare gli altri, persone sconosciute, persone che forse non vedranno mai nella loro vita, ma che grazie a quella sacca di sangue potranno trovare nuova vita, potranno guarire, potranno superare i loro problemi. E sì, meritano un applauso e forse molte altre cose. Per questo noi ci pregiamo di invitare alle nostre rappresentazioni, per questo vorrei ringraziare tutto il personale del SIT, il servizio immunotrasfusionale dell'ospedale San Leonardo, con una persona che voi sapete impegnata anche qua nella nostra rappresentazione, Ferdinando Donnarumma, che è il capo responsabile del SIT e che vi ha invitati, è venuto a pregare di essere qui presenti. E detto questo, devo perciò ringraziare il gruppo donatori di sangue Fratres di Torre Annunziata, Fratres di Vico Equense, Fratres di Agerola, Fratres di Poggio Marino, Fratres di Sant'Antonio Abate, il gruppo donatori della Finca Dieri, con i quali siamo anche legati da un vincolo molto saldo, speriamo di mantenerlo, poi il gruppo donatori di sangue dei dipendenti del comune di Castellammare, il gruppo donatori dell'Avis Napoli 5, il gruppo donatori dell'Avis Torre del Greco, il gruppo donatori della Croce Rossa Italiana di Castellammare di Stabia e naturalmente i donatori del SIT, quelli che vanno direttamente al servizio immunotrasfusionale dell'ospedale San Leonardo. Noi vi ringraziamo per la loro presenza, per la loro opera, per la loro preziosa donazione e allora dedichiamo il nostro spettacolo. Però permettetemi di fare altri due nomi, non ci sono sui biglietti. Uno è una ragazza che ha disegnato il bozzetto di Felice Sciosciamoc che vedete sul biglietto e sulla locandina, la signorina Chiara Di Maio, che vorrei ringraziare, e un altro è il tecnico Luci, Pietro Vicedomini, che non è stato inserito sui biglietti della serata. Nel ringraziarvi per la vostra partecipazione, io lascio la parola all'orchestra e vi auguro buon divertimento. Neanche. E da madre buona, Doria.
Ecco servito. Scusate, Ami, quello. Vi ho pregato che mi chiamo Luigi De Vita. Me l'ho scordato, Luigi De Vita, giornalista, vero? Sicuro, è scrittore di novelle. E scrivite sempre. Sono impegnato con un giornale di fare una novella al giorno. E cara da venire a fare. E perché, mi dispiace? Scusate, mi dispiace scrivere una nota da volentieri. E perché, scusate? Perché caccio sto qui e mi tocca niente. Va bene, vi servo subito. Sia fatta la volontà del cielo. Ecco servito. Mettere il ritiro a me, sì. Dopo 16 anni di servizio, dopo avermi acquistato i gradi di maggiore costruttore esterno. E perché? Una cosa è niente. Per essere caduto a cavallo troppo. E che già fa? Ma ci fate troppo piatto. Voi quando monta a cavallo, ma ve ne leggeramente capo a te. E per questo mi si mette in ritiro. Vedremo, vedremo il ministro che risponderà alle mie stanze. E si va, vaga fino a Roma e faccia le tuo ministero. Maggio, scusate, un poco più zitto. E avete ragione, signori. Perdonate. Che bell'argomento per una novella. Un maggiore è ritiro. E dite ancora che un giorno in Aleppo, un turco audace, un ribaldo turbante, faceva insulto al vostro stato e percoteva un veneziano. Io per la gola sarai con circonciso e lo scannai così. Vada, ci è arrivata e si è fatta a botta. Però la scena era molto marcia studiamenti. Scusate, io vorrei questa. Otello, la faccio io domenica sera al Carlo San Ferdinando. È una recita di beneficenza. Mi hanno tanto pregato. È la prima volta che recito con pubblico pagante. Io sono un dilettante appassionatissimo di arte drammatica. E se domenica avrò successo, vi do mai per corpo al teatro. Fate bene, perché avete una bella voce. E anche una bella presenza. Tutti me lo dicono. In verità io non ne avrei bisogno, perché sto bene. Ho un fratello che è il proprietario della pensione Stella al corso Umberto I. Ah, qua vicino? Sì, lui avrebbe voluto sempre che avesse fatto segretario alla bocca, ma io mi sono sempre legato. E che già fa? La passione mia è l'arte drammatica. Io voglio fare l'artista, perché sono nato artista. Perché lo sapete? Facile pure! Ah, grazie. Avanti, caffè corretto, va bene? Subito. Maggio, scusate, quanti anni avete servito nell'esercito? Mi pare che il tiso da 10 anni. Da 16 anni? Ho fatto una vita da campo e ho sciupato tutta la mia salute. Me lo sono accorto. E siete ammogliato? Ammogliato, sì signore. Ma sono separato da mia moglie, da quella, veramente da quella scarognata che si volle dividere da me dopo 2 mesi di matrimonio. E perché? Si volle separare. E perché, scusate? E per una cosa è niente. Perché la sera, mentre dormivo, mi sono andato a cavallo. Ui, io sai che non ho pensato. Tutto. Che non si metteva paura e mi mandava a terra. Però, per lo più, mi succedeva la sera quando bevevo un po' troppo. Essa dice che si metteva paura, mi aveva aiutato a sorsa. Ma non è vero, fu un pretesto, fu una scusa, come la sa, donna senza cuore. Dopo circa 30 mesi, di un amore casto e puro, di un amore assai sincero, di un amore senza pari. Mandata a capire, e come manda a fare questa impasciata qua? Tu vuoi lassare, ma tu non mi ami più. Ah sì, te le sei scocciate me. Ah sì,
bella. Un uomo che passa tanta uova e caduto da picchio. Voglio arrivare fino alla posta, perché se ci stanno a mettere per me un po' di tiglia. Ah, posso avere l'onore di accompagnarvi? Perché no? Uè, chi sta? Non mi antipatica. Ma è un po' seccante. Andremo alla posta insieme e poi vi accompagnerò fino a casa. Dove abitate? È qua vicino, alla pensione Stella. Ah, bravissimo, prego. Il riposo a me. Il riposo a me. Sangue da cannonata. Voglio far ruota a Roma. Se sei figlio dell'abisso, sfida la morte! Ma chi l'ha fatto? Così è? Ma chi è? E chi lo fa? Chi sta quattro bicchierine cognac con ho bevuto? Uva, possibile? Possibilissimo, state accorti, chi sta per a capo? Ragione, che buoni, io non me la dono. Ma levo la bottiglia. Sì, forse per cucca. Le 10:12. E come la cacicina non si viene a cuore? Eppure ieri sera mi ha dato appuntamento qua, al caffè della galleria. Che cambio sarà stato? Ah già, cauta essere. Come al solito, avrà aiutato quel carto e avrà perduto. Anche il giorno, se non ce l'avevo vizio quel carto per esce malamente. Chi ce l'ha sempre lì, ti ci farà che fa. Isse se ne approfitta, così è ricco, e rimane in una rocca secca. Ma non è pazzo certamente. E se è pur con voi, invece è storia medicina. Ci vanno tutte cose, la povera chissà, o venga la montagna. Peppi, senti, io adesso vado a prendermi un pacchettino di sigaretta che non sta baccare all'angolo. Se viene quell'amico mio, Cicci, lo sai? Don Cicci dalla studente? Sì, signore. Lo studente in medicina, sì. Dice il genere che devo subito torno, lo fai aspettare. Va benissimo. A dopo. Arrivederci. Cameriere! Comandi! Questo patatazzo di caffè bollente dolce, molto dolce, ci metterà in 3 sorti di zucchero. 3 sorti di zucchero? E che ho bevuto? Mela? Ho mela, sì signore, ma voglio più mela, la c'era con da te. Io ho caffè a cui ho picco. Va bene. Mannaggia, sorta mia, mannaggia. Ma che bello. Sì, hai visto, Don Enrico, maestro di musica. Carissimo Don Enrico! Qui, carissimo Don Raffaele! Come state? Che ve ne siete fatti? Non vi ho visto più. Sono quasi 2 anni. Sicuro? 2 anni? L'ultima volta ci vedemmo al caffè di Napoli, vi ricordate? Come no? Prego, favorite, accomodatevi al tavolino mio. Grazie. Ma voi ieri ci stavate arrivando la partita? Già, io è capitano, scritturato alla Scala come direttore d'orchestra. Bravo! Non ci fosse mai, non avere più che guai passati. Appena arrivai al teatro il primo giorno per concertare l'Africa, facciamo, ok? E facessi la benedizione. No, davo il tempo all'orchestra. Quando mi trovo il suo, ma guardai, e se mettete una riga, ma io che c'è sta a ridere. E la prima volta mi stette zitto, facendo apparire che non avevo capito, ma la seconda volta, mi innervosivo, io mi conoscevo di solito, tutti i miei amici, ce ne sta coppa, guardi, mi chiamavano quel persone. A voi, venite qua, qua, po! E la zicca in qua. Ah, molto bene. Molto bene. Io sono vivo per miracoli. Avete dalla Napalia. E dalla Napalia ha dato tutti i professori. Tassietti vinto niente un mese a Trieste. E quando uscì, aveva camminato una guardia vicino. Chissà che qualche professore non era rimasto soddisfatto e tutto quello che mi aveva dato. E poi non era nessuno ancora. Sì, questo è stato, questo è stato. Oh, che dici che lui? Allora a Milano... No, a Milano vi dico proprio di non andarci, perché là non ci possono vedere, non ci possono vedere, ci chiamano terrori. Sentite, Don Raffè, non andate a Milano, non ci andate. Poi sono andato girando tutta l'Italia, sì, per dare lezioni di violino. Ma tu, sono morto di fame, capite? Morto di fame, un professore come me. Con un diploma e 7 medaglie che tengo! Ma Napoli non avete potuto fare niente? Non so, al San Carlo per esempio! Al San Carlo! E mo' metto a suonare in dall'orchestra!
Uno che è stato direttore alla Scala di Milano si mette a suonare fin dall'orchestra del San Carlo. Non può essere, non può essere. Sì, ma voi non è rimasto a dirigere. Oh, e che vuol dire? La scrittura era come direttore. A Napoli mai, a Napoli capisce la musica. A Hansip, se avete un amico musicista, ditegli di andare via da Napoli. All'estero sì, sì, sì. All'estero qualunque cosa. Se la sorte mi fa trovare un collega, un professore di musica che può viaggiare, ha già fatto conto, me lo porto con me in Spagna, in Russia, a Mosca, a Costantinopoli a fare dei concerti. E lo faccio prego a un motore. La sì che si fa dei denari a palata, la sì che si apprezza la musica, ma si capisce il valore di un artista. L'Italia per la musica è finita, non ci sta a fare niente più. Si capisce! Gli artisti pazzo lasciare. Pazzaggio tuo. E cosa è finito? Ah, bravo, bravo, c'ha mi fu zucchero. Sì, sì. Dove vedete? Mamma, da dove venite? Ah, sono stato a Castellammare a dare un concerto nella sala del municipio. Dai lì un biglietto. Ho fatto un programma straordinario. Tutti pezzi scelti di autori celebri. Castellammare, nobiltà di provincia. Di solito, quando si fa un concerto in questi posti, ci viene la migliore borghesia. Signori gelati, uomini in fracco, pubblico sceltissimo, la sala cremita, grappoli umani. Ah, ma fa piacere, c'era gente assai. E a Castellammare? Ah, il concerto mio, è sicuro? No, non ci stiamo nessuno. Come poco fa avete detto grappoli umani? No, io ho detto di solito. Infatti vi spiegavo, dove hai il stile, ma metto sulla mente così, la mogliere, e dove la regola, se nessuno più, uno squallore. Don Raffaele, sentite a me, non andate a Castellammare. E che sto passa? Non ci muoviamo mai da sola, vero? Tengo volevo qua, ma pigliai un primo treno e sono tornato, e fosse solo lì, sto senza alloggio. Questo mi dispiace. Sì, perché ho padrone di casa, avanzavo due mesi e non avevo voluto aspettare più. Ah, così stamattina mi ha già ronzato tutta la roba. Effetti personali, masserizi, tutti gli spartiti di musica. O guardarò dopo il set notato e non so più. Vedete? Ero stato questa roba. Eccola qua, vestitemi le due camicie, questo è tutto quello che tengo. Oh, guardate, povero maestro, non ero dormito sta roba. E che ho stato? Coppa una panchina di marmo, soltanto un balcone, un tempo. Solo questo dovevo provare, questo. No, signore, voi siete un artista e non meritate tutto questo. Ma se permettete, ci penso io. Voi? Ma lo faccio, un biglietto per mio fratello, il proprietario della pensione stessa. E lo faccio in una stanza per due notti. Bravo, grazie amico mio. Ho primo concerto che faccio, lo tengo con voi. Ah, ma per due giorni solamente, perché io faccio partire, faccio io all'estero. Non ci stanno chiacchiere, sì. Non vi preoccupate, poi ci penso io. Ah, bravo. Vado a Costantinopoli. Un professore come me, con un diploma e sette medaglie che tengo. Dove fai come gli iscritti? Una stanza per due giorni al mio amico Enrico Mastetta. Due giorni? E facciamo tre, ma... Vabbè, due, tre, che so, è la stessa cosa. Che pulita si tratta. Come avete detto? Io? Niente. Ma guarda la combinazione. A me mi è sembrato che avevate detto quattro. Facete una cosa, don Raffaele. Lasciate il bianco, metto io i giorni. Quante umiliazioni. Un professore come me è ridotto in questo stato. E allora che ci studiate a fare tutto studiare? Era meglio che non ti va fuori San Pugnano, mille volte San Pugnano, a me chi dà il Natale, sono. Ecco qua, tenete. Grazie. Oggi a correre alla prova a San Ferdinando, perché io domenica debutto come artista. Ah, l'Otello, grande opera, bravissimo. Vi darò una poltrona, verrete ad applaudire. Mi pare, ma con tutta la forza, amico mio, con tutta la forza. E allora... ti accompagno al palazzo e poi stasera ci vedremo. Sì, qua è meglio che ci vediamo. Quante obbligazioni! Di niente. Signor, scusate, guardate che ho fatto. Oh, Raffaele, mo ce ne andavamo senza pagare il caffè. Ah,
Guardava la tua... Capita. Grazie. Voi presidite un caffè senza rame? No, sapete che cos'è? Io sono arrivato al caffè, ho pensato, noi qualcosa deve succedere. E come infatti? È successo. Così è stato. Ma insomma, se posso sapere che cambiare è stato. Una rovina, amico mio, una rovina. Mi ha già passato tutti i miei guai. Addio divertimenti, addio innamorata, addio gioco, addio a tutto. Ma è successo? Esi felice e sannato. Possibile. Possibilissimo. È arrivato stamattina alle 9 con la moglie e la figliastra. Michele, io non ho più sangue nelle vene, hai capito? Salve, quali comandi? Niente, ancora per più, abbi pazienza. Va bene. Prego. Signore, la tengo da cucina. Subito. Stamattina alle 6 io stavo ancora a Coppo Circo di Uganda e stavo perdendo magnificamente 300 lire. Avete 300 lire? E hanno di 300 lire in contanti e a fare 500 lire che hanno vincetto la sera da Nicolino e quant'altro. Ah, ma che stasera la giocavo assolutamente. Il numero uccide. Dove li prendo? Io dove li prendo? E mentre stavo a stamano con Manu Turco perché vedevo il gioco contrario, sai, è arrivato il fattorino del telegrafo che avevo già avvisato e mi ha consegnato questo telegramma. Guarda, te lo leggo. Senti, senti. Dottor Francesco Sciosciamù. Dottore. Dico, ecco ci sta la rete. Sì, dottore, tu. Ma questa è una cosa che sappiamo io e te, non c'è bisogno. No, no. Fermo posta, è Napoli. Arriviamo ore 9. Io, Concetta e Margheritella. Vieni, stazione, allegramente. Allegramente. Io non so come non sono morto. Immediatamente ho lasciato subito le carte e sono corso a casa tua. Ho bussato e vedendo che nessuno mi apriva, allora sono corso alla stazione ad aspettare quando arrivava il treno. Appena sono sceso da Jimmy si coppa una carrozza e l'ho portato poco lontano e qua a Marcellina, al vitino De Rosa, che fortunatamente si affittava mobiliare. E io ho detto, arrabusato meno poco, che io devo correre al caffè della galleria ad incontrarmi con un amico per certi affari. E sono venuto qua da te, per essere consigliato, per essere aiutato, mica lì è per essere salvato. Ma salvato da che cosa, scusa? Ma come da che cosa? Ma tu allora non hai capito proprio niente. Quelli sanno che io ho studiato e che 6 mesi fa ho preso la laurea. Pure. E soprattutto che sono un buon dottore. Lì da 3 anni che sto a Napoli mi hanno mandato in chiesa 60.000 lire per tanto ambrogio che l'hai scritto. E appunto 3 mesi fa mi mandarono 10.000 lire che io le cercai dicendo che mi servivano per pagare un'annata di prigione anticipata allo stabilimento dove tenevo 15 pazzi in culo. Si pigliò mamma e tanta. Già, perché tu devi sapere che il Zizio si è messo in testa di voler aprire a Rocca Secca l'ospitale dei pazzi e io devo tornare là per dirigere tutto. Chi lo perciò mi hanno mandato i soldi? Che tu intera settimana per visto. Ma mannaggia io, mannaggia. Cicci, te la c'è sempre ritta. Lascio io, che tu mi hanno andato, tu guardai tanto brutto gruio. Ma mai non sta a sentire, sa? Hai ragione, sì. Io purtroppo sono stato un assassino. Ma chi si poteva credere che venivano così tutti quanti insieme a Napoli? Quelli non si possono muovere dal paese, perché è là che hanno tutti gli affari. E poi, io sono stato sempre avverso a partire. Appena si è scesa a incontrare, la prima cosa che mi ha dimandato è stata... Io stabilimento, come va? Gli è pazzo, come stanno? E tu volevi rispondere? E chi ci va a rispondere, mica lì? Sì, sì, non c'è male, vanno bene. Vanno bene, vanno bene. Mica lì, tu non devi ridere, capito? Tu non devi ridere, io sto tremando tutto quanto, guarda qua. Tu non sai, zio, come la pensa. E soprattutto che la vecchia mogliere quanto è terribile. Che il sia pure sta cosa, ma quando non mi sono prima, abbandono. E non ti preoccupare, pensiamo a qualche cosa. Ma quelli mo' arrivano, arrivano, come pensare? Ma che dobbiamo pensare? I soldi che io devo restituire a Don Nicolino, chi me li dà? Chi me... Michele sta trasendo, che ha detto, padrone di casa insieme a Caffitte, solo che se ci mancava, un attimo ci cai, guarda, guarda, guarda. Grazie, Presidente, io mi scendo a cioccolato. Mamma, ma è molto sporno. Ah, è che sporno, via mia. Chi sta a sapere?
tutti i signori e signorine, quando la roba passeggiata dopo la tua classe, in danno qua a te, questo di cosa? E se no, cammina a te. Cameriere? Quali comandi? Portateci due tazze di cioccolate e due pagnottine. Subito. Figlia mia, tu sei inutile di questo scuola, sei antipatica e pesante. Io te sono mamma e te la già lì. Coppa la bella, appena vi danno pure la sera te ne scappa. Si coppa l'uno da ti mando qualche cosa, tu non rispondi. E questo è un brutto difetto del tipo. E questa maniera, la prevenga, tu non do marito mai. E come non importa a me? E se non te ne importa a te, ma non importa a me che sono rimasta vedova e mi voglio sistemare. Non voglio stare più soggetta a frate. Non voglio far più a sé con papà, funziona come ho fatto fino a mo. No, 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 no. Appena tu tuo marito, figlia mia, io me ne vengo con te e faccio la padrona in da casa. Mamma, che effetto, ma voi, nonna, io ti ho preso. Si non si presenta con una, che già fa? Già fa, ti hai fatto carattere per dietro, non ti ammetto di scuonare tutto cosa, devi essere allegra, svelta, devi ridere, a ridere, belle mamma, a ridere, tu sei sempre con una faccia pesa, fa sempre la faccia tua. E cosa è finito? Bravo. Panini freschissimi, signorina. Bravo, bravo. Sono ancora caldi. Veramente come sono calda. A quest'ora da noi si trovano sempre così caldi. Ah, e allora noi verremo sempre a quest'ora? Ogni giorno! Ma che bella giovine! È vostra figlia, signore? Sì, signore. Mia figlia Rosina. Rosina, che bel nome. Anche mia moglie si chiama Rosina. Ma perché voi siete già ammogliato? Da 2 anni, signora mia, e anche 2 figli. Rosi, figlia mia, fornisci questa risata, devo fare una via tu. Permettete. Prego, prego, fate pure. Qui, ma che ricco. Ma voi non dovete mangiare io! Ma quando non c'è zitto, figlia mia, mi pare una scema, eh? Mamma! Lasciate un giorno mi regaliamo, ogni volta che non di casa, non mangio la rossa! Sicuro! Don Ciccillo! Mamma, Cilla, dopo me non mi fermo, e mi vado a ieri mi formai il mio ricetto, signori, ma come siete bella, come siete simpatica! E tu ne rispondiste? Sì, le ricette, no, siete molto simpaticone! Bravo, bravo, che chi la sa in una buona partita con te, perché le sconsiglio, stavi cassare. E ma come mai che non già cameriere, cameriere! Comandi? Portatemi un altro poco di zucchero, scusate. Subito, signora. Ah, cameriere, anche per mia figlia. Cameriere, anche per mia figlia. E ma che è subito? Ma sì, ti dico che è proprio lui. È Don Ciccillo. Dottore. Ma chi è? Ah, salve signora, scusatemi, io stavo qua distratto a parlare con l'amico, permettete? Hai visto? E tu dicevi che non era lui, hai visto? Dottore, come state? Ah, bene, molto bene, permettete? E come vi trovate sulla nostra pensione, dottore? Come vi trovate? Ah, sempre bene, non vi preoccupate, permettete? Quella è una pensione come la nostra, non si trova per tutta Gaia, veramente, perché c'è buon'aria, pulizia, buona cucina, buoni letti e biancheria, sempre pulita, non è vero, dottore? Ah, certamente, sicuro, permettete? C'è mia figlia, dottore, c'è mia figlia, va a vedere, quella è terribile, sorveglianza, io me la servi tu per vedere se sta tutto a posto, tutto all'ordine, e sta veramente si secca un po', non ho nulla via fa, ti devo da tutto, a quell'età poi si pensa a tutt'altro, non è vero, dottore? Certamente.
come faccio per avere 500.000 tonni colino? Ehi, vendere data proprio e fai la sigla. Ma che mi posso inventare? Ho finito tutto il repertorio. Ho fatto una mezzata. Gli dico che mi devo comprare una macchina. Una macchina con la quale si fa esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Che te ne oh, bravissimo. Magari finisci, hai capito? Finisci. Signore, tu hai tenuto io palazzo con te? Ma tu sa, che non ti ha pensato proprio? E che lo faccio, mamma mi ha fatto meraviglia di vita. E so giovinotto, figlia mia, io così fanno, come si allumano? A così si stuntano. Per te ci vuole di nuovo serio, positivo, uno che facessi chiacchiere, uno che tiene veramente l'intenzione di smisurare. Va pure, signora, andiamo giù, no? Cameriere! Prego. Quanto pago? 70 centesimi. Ecco due soldi a voi. Grazie. Prego. Buona giornata. Anche a voi. Hanno fatta male a non trovare la figlia prima. Noi. Arrivederci, Don Cicci. Caro dottore. Don Cicci, io vi saluto, eh. Ah, salvi bene. Ma io ci costumato abbastanza però, eh? Andiamo giù, ma... Quando biglierina? Ma che sta bene la linea? Ma non dovrebbe mai ammalare il caffè, ma... Se ne è giunto. Ah, meno male, e vedi quando è seccato. Uno tiene anche le sue ali da capo e si mette a sentire adesso. Michele, io mi voglio che non faccia la figlia, capito? Perché è una simpatica guaglione, a me mi piace. Ah, oh, sì. Fai come... però se sei se la mamma presa, fai come una canzone, fai. Basta, io non penso a niente di più, io sto pensando sulla sua camera di un gol, e tu canto pure. E dunque, come ti sembra? È una buona scusa il fatto della macchina? Se non hai altro da dirgli, basta che se lo credi. Ma no, quello se lo crede, è un turcio, sa poco tutta cosa. Ma aspetta, se vuole vedere lo stabilimento, quello che mi sono fittato dove tengo i 15 pazzi nuda, io che gli faccio vedere? E chi si parte più serio? Ti vuoi scrivere sta sorte il buono? O stabilimenti che lo dà? Gli è pazzo, le pigli i pazzi! E dove li prendo? Dove? Stato! Ha già fatto una buona avanzata. Ah, quanto è bella che sta lì! Magnifica! Solo io sono capace di fare queste pensate. Sì, ma tu sei il numero uno! L'albergo dove mi trovo adesso? E le nuove pensioni, c'è stata tutta gente strana, curiosa. Si la vena a me, che vuole avere un stabilimento? O porta là! Bravo! Che te la fate? Un porto mango! Mango, perché non capisci che non so pazzo! Ah, no, perché io gli sto sempre dito in dito. Ma io non gli do il tempo di parlare assai. Ah, ma poi la pizza che a chiunque vede non deve far capire che è pazzo. Hai capito? Cicci, tu fai la capo, fai che le capo tu! Ma sì, è questo l'unico mezzo per salvarmi, caro Michelino, perché poi alla fine, poi una volta li deve vedere, poi se ne tornano al paese e statevi bene! Michelino, è andata buona pensata che ci ho fatto vedere più assai, tu mi vieni con me e gli ammaggio e gli facciamo credere che sei uno dei pazzi. Sotto la mia culla! Io! Sì, tu si vieni qua, vieni, ma un pazzo calmo, vedi, un pazzo. Guarda, la vedi? La follia non si vede. Tu ti sei fissato, sai, che sei il primo tenore del mondo. E che nessuno ti può passare! E che l'opera che ti ha fatto perdere la testa è stata la Traviata. Chi ci? Ma dove stai dicendo? Ma è da quando di uomo! Ma quando? Ce
perché può darsi che vedendo a te chi le si mette a paura e non può avere più là di pazzo. Oh, no, Ciccino, no, non lo puoi fare questa cosa. Ma tu dai che un po' di momento. Ma è un favore che ti cerco. Tu dici sempre che mi vuoi tanto bene e che a me facessi qualsiasi cosa. Sì. E dammi la prova della tua amicizia. Hai scopato la giacca e facci mapro. Fammi vedere la faccia da pazzo. E io dico, ma tu sai la faccia pazza, dire proprio. Via, via, guarda, con Paolo la giacca e occhi stranamente, eh. Ma sta un danno cielo! Sicuro? Sicurissimo. Ma perché voi siete venuti qua? Io adesso venivo a casa. Gesù mi è venuto a dire che la casa non c'è buttata. Non è buona, non
fa per noi. Ma come? Quello è il villino de Rosa. Quell'aria, quell'aria, quella posizione. Noi per una combinazione l'abbiamo trovato sfittato, altrimenti voi dove potete andare? La casa è bene, ma la porta è bene. Ah, quattro camere, saletta, cucina, luce elettrica, acqua del serino. E tutto è confortabile, sei chiaro? La casa è bene, ma la porta è bene. Ah, non si fanno scale, perché al pian terreno, i tappeti, i mobili di lusso e il prezzo, niente affatto caro. La casa è bene, ma la porta è bene. Non lo dite a nessuno, sapete? Voi altrimenti che figura ci fate? Il villino della San Marcellino? Ma è quando ci può essere di più bello? La casa è bene, ma la porta è bene. Dite che ti fai? E quando vado a lavorare a me! Ah! Ah! E tu mi parla una... E tu mi parla una trocciola! Oh! A casa bella, amore degna! Spaziosa, stanze grandi! Ma guarda volta! Ah! Oh. Ma si faccia nemmeno in carne sta guarda volta! Ah, ritti che non ci sto a piangere, ma salto, vai, niente! Niente, figlio mio, nemmeno lenzuola! Nemmeno lenzuola? Niente, cucchiai, fucchetti e cucchietti, nemmeno ci stanno! E che togliamo con le mani? Ci potevano buttare questa roba presa? Ma non vi preoccupate, poi ci parlerò io, quella giustamente è una questione di prezzo, si capisce? Ah, lui può? Lei unisce la cosa. Voi dovete stare pochi giorni, è vero? Ah, si capisce. Io e me che ritella prima che fa il paese. Ci stanno qui 3 giorni. Ah. Felice costa pure un mese. Un mese è troppo. No. 28-29 giorni. Ma che? 28-29 giorni. Ma statemi a sentire, quando ve lo dico io, è per una vita lì, è 28-29 giorni, una vita sempre. È domenica ci sta, qua a Napoli è l'elezione generale, e tutti i quartieri stanno in movimento, tant'è che si prevedono molti sedi. Domani da Roma arrivano 3 reggimenti soldati e 200 carabinieri. Ma perché voi avete via sta paura? Ma si capisce, allora ci uniamo. Grazie, capisce, geniamo, ma già, stanno paese piede, non potremmo camminare, figurati un po' che tu non puoi, però poi rimane geniamo. Ecco le grandi idee. Ed ecco il senso. Ah? Bevi. Lettini! Bevete con una sappilata! Ma che non passa lui? Paese quando appurai mi hai avuto la laurea, ma tutto quanto c'è una trattura e tutto quanto ti vanno salutare. Oh, sindaco, specialmente non avete più a che fare, facciate solo a banda fino a mezzanotte. E poi ringraziamo una bella lettera, ci voleva. E poi per Natale, vedi che ti sta preparando. E come sta preparando? Ti veniamo a prendere alla stazione con la fanfarra. Buonasera, a casa nostra hanno stato tutti la bucia alla picciata. Ma non, signore, è troppo! Ma che troppo è troppo? Tu te lo meriti, sì, perché hai studiato e oggi sei un dottore rispettabile. E noi te ne siamo grati, perché grazie a te abbiamo acquistato un altro contegno nel paese. Perché qui nessuno si trattava come si tratta nemmeno. Però tu sei stato di talento, e ci sei riuscito, ti abbia la laurea. Però hai tenuto pure una zia d'oro che non ti ha fatto mai mancare niente. Questo è certo. Quando mi andaste a cercare
che di 10.000 lire va pagata l'annata anticipata allo stabilimento in un andato d'accordo, ma esse no, esse di certo sanno ma no, è subito. E grazie tante. Oh, a proposito, un stabilimento che tiene canna, quanto è stanza sotto? E quanto è stanza sotto? Ma saranno una ventina. Una ventina, ma quale ventina? Una ventina, e ci saranno su per giù una quindicina di pazzi, sì. Ah, a persone distinte, sapete? Ma sono pazzi ce l'ho. Ah no, ce ne sta qualcuno pericoloso, sapete? Pericoloso assai. Ma là sono tutto calmo, tranquillo, però non sanno guidare, non sanno cimitulea, perché poi sembra pazze sono, che? No, sicuro, sicuro. Sì, io ci voglio vedere, ci voglio parlare. Voglio sapere che ti c'è. E volete vedere? Assicuro, su Switch ma ci arrivato. Loro non li niente. Vengo su lì. Ma che piacere non ti dare. Sì, ma piacere e basta. Voglio venire. Vedete? Io vi porto. Però non dovete far capire che voi siete andato là per vedere loro. Se capisci? Per esempio, adesso è un mese che sto curando un giovane di buonissima famiglia, unico figlio, è ricchissima. Ah, ma me lo portarono alla pensione che era in uno stato eccitatissimo, faceva paura, sbatteva, che le catuava rompeva, si lucidava per terra, e chiunque voleva venire qua a ciocciaccare. Ah, ma adesso sta un po' meglio, è perché l'ho curato io. Ah, ma sparea alquanto, e si è fissato con la musica. Dice che esse è il migliore tenore del mondo. E che niente a meno. La Traviata. Beh, piace che mette Miss. Povero giovane. Povero disgraziato. Ah, ma sapete, se si arriva a dimettere, io faccio un bel colpo. E la famiglia mi dà una somma. 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 E a proposito di somma. Sì, io vi devo chiedere 500 lire. Io vi devo chiedere 500 lire che mi servono, perché mi devo comprare una cosa necessaria e di cui io non posso fare a meno. È la macchina per l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Oh. La variante là da sera Coppa San Francesco e San Alessio, e mi serve assolutamente, è una bellezza, me la cercata. Che felice. Sì, mi serve che è una cosa necessaria, che sei da fa. Capisco, lo so, per quella costa troppo, per voi avete fatto tanto e seguitate a fare. Ah, ma è una spesa che quando la si fa una volta e basta, e poi sia chiaro. Ma quando l'hanno cantata, adempi su lì e San Francesco e Sales, allora, adempi a San Francesco e Sales, però? Adempi a chi? È da tutto il paese, però? Ah, si capisce! Probabilmente che c'è la pensione stella, ma no, sta poco lontano, vedete, quando si esce di qua si va da trip, capito, ma sì, è quel giovine, quello pazzo per la musica che poco fa vi ho raccontato, ecco, è stato sempre cadinto e l'hanno fatto scappare con la pensione. Sì, non mi preoccupate, mettiamoci qua e quando andrà a s'afferrando non lo pigliate paura. Siete partiti. Chi è stato? Come ha fatto venire in da stupefatto? Questo certamente non è casa mia! No! E perché? Facci camminare tanto senza sapere Eva! Ma fermatevi! Non mi volete! Ma vi riconoscete voi? Come? Così non mi viene? Ma non posso andare, non lo faccio più! Andiamo a casa! Eccomi! E voi chi siete? Ah, è un nuovo storico! Perfettamente! Oh! Voi siete mio padre! Siete venuti in questa festa e fammi comprendere tutto il male che ha fatto. Ma non è stato l'opera. È stata la passione che mi ha spinto a questo. Orchestra, mi tirare!